Ehi, benvenuti un'altra volta su Glitcherud, questo è Frozen Cortex. Abbiamo fatto un bel vittorione, diciamo, veniamo da una bella vittoria. Importante vittoria, questo è ancora in game, giusto? Sbaglio? No, ok, tutto giusto. Veniamo da una ottima vittoria contro i... Contro gli Ever Perspective? No, contro i Redemption. Non mi ricordo. E adesso la prossima partita sarà contro i... faccio parte di un'investigazione contro l'aggiustamento delle partite, vabbè. Non ti preoccupare, non sei il sospetto. Grazie. La tua franchigia, la tua squadra è molto troppo nuova per questo. Ho bisogno di vedere di usare il tuo coach OS, il tuo sistema operativo allenatore, come una sorta di prova. Ogni proprietario dovrebbe averlo accanto a sé. E non ce l'hai? Non ce l'hai? Non è accanto a te? No, non è? Non è una sorpresa. Ho già detto di non... Cosa hai detto? Di non dinarli doppi? Ok. Potresti vedere e sentire delle cose strane passare attraverso il sistema operativo ogni tanto. Sarebbe il caso di controllarle e tenerle confidenziali. Ok. Posso visitare il Robo Market? Quanti soldi ho? 1050. Cosa posso prendere? Questo è rosaceo, questo Denton. Denton. È più scarso. Questo è più scarso. Questo blocca. Questo è figo, blocca. Questo è figo, blocca, e il resto no. Questo è un lanciatore. Tutta la vita un lanciatore. E potrei usarlo qua in mezzo. Prendere al posto di The Aviland. Qua in mezzo. Compriamolo. Ce li ho i soldi per prendere quello che blocca di brutto? Sì. È quello lì, no? Prendiamo anche quello che blocca di brutto, vuol dire. E diventa Jin, perché Malvoglio mi piace come nome. Ok. Ho due robo nuovi molto fighi. Bene, bene, mi piacciono. E la prossima partita la giochiamo contro... possiamo scommettere? Cosa possiamo scommettere? La nostra partita possiamo scommettere niente di interessante, perché fai 100 e vinci 95. Che senso ha? No, ok. Questa è la guida ai colonisti, ai coloniali. Mi dicono che... Allora. Questi separatisti robotici, questa squadra di separatisti robotici ha una cosa in mente: generare denaro per stabilire una colonia meccanizzata al di fuori dei confini del tuo sistema solare. Anche se i loro obiettivi possono essere un pochino strambi, la loro consapevolezza e la loro paurosa capacità analitica ne fa una squadra molto molto pericolosa e terrificante. Tutta roba che comunque si poteva anche evitare di leggere, va bene. Il loro leader, l'operatore 10703, è un robot autonomo sviluppato dalla Turek Foundation. E ha rifiutato il suo nome umano e ha creato una nuova identità, insistendo di essere riferito, di venire chiamato come pluralità. Allora, il suo spesso linguaggio comprensibile è una scelta stilistica, aspira di andare sopra il pensiero umano ed è basato sulla sua performance nelle passate stagioni, e sembra che sia così. Boom. E possiamo andare a giocare. Vediamo un po' se abbiamo palla in mano. Abbiamo palla in mano. Vediamo un po' cosa si può fare di bello. Allora, i punti sono lontani e non possiamo farci niente. Potremmo prendere 2 punti, 4 punti in zona.
potremmo mettere a bloccare questo qua davanti, in modo che questo non possa venire qui sotto, e mettere l'altro. È abbastanza... Il lanciatore è questo, quindi può andarsi a prendere intanto il pallone. Ok, mi si era completamente bloccato tutto e non so per quale oscuro motivo, quindi ora proviamo un po' a vedere se riusciamo a recuperare tutto. Dicevamo di bloccare con questo qua, che è molto buono a bloccare, quello lì davanti, con quello che è molto buono a lanciare nuovo, andare a prendere il pallone e poter vedere se si riesce a lanciare in avanti. Sì, si può lanciare in avanti a Malvolio. Malvolio si piazza qua davanti, prende due punti e poi ne prende altri due dopo, turno dopo. Nel frattempo cominciamo a organizzarci un po' di bloccaggi. Questo è obbligato, ha deciso cosa fare. Questo va a prendersi il pallone, questo è fermo e si piazza qua davanti. Questo non serve a niente al momento, quindi viene qua pronto a bloccare in futuro. Tutto chiaro, ragazzi? Quindi ce la faccio in tempo a fare tutto? Sì, si muovono tutti giusto in tempo per... Ok, questo resta qua, questo sta qui. Questo sta un po' più indietro, forse è meglio. Questo si muove e va a bloccare qua davanti, così almeno nessuno può venirmi a rompere le palle. Volendo addirittura, se riuscissi a muovermi velocemente, se questo... potremmo fare ancora di meglio, mettersi qui, potremmo metterci qui e bloccare la strada a Malvolio, e potrebbe correre fortissimo. Quindi Thatcher, invece di venire a bloccare qua, che è inutile, venire a bloccare qua davanti, potrebbe venire a bloccare qua davanti. A questo punto avremmo praticamente una strada lunga lunga e dritta verso il nostro obiettivo, che è la meta. E direi che ci siamo. Tu vieni a bloccare qua, anzi me ne porto via uno, forse è più sensato portarmene via un paio, cagandomi qua in mezzo. Questo fa completamente da specchietto per le allodole. Vediamo un po', quindi il ragionamento è questo. Ok, bene, ci siamo. Ci siamo, questo dovrebbe tipo mettersi un pochino più indietro, potrebbe essere più utile qua. Tu puoi bloccare, hai una zona di placcaggio, così per dire, eh? Ok, Prime, possiamo partire, loro hanno già caricato il loro turno, vediamo che succede. Boom, bloccaggio, molto bello, mi piace. Ok, questo continuerà a piazzarsi qua davanti, ora che intanto è bloccato quello, ci mettiamo così, ok? Questo va dritto, sta andando dritto, quello bianco si sta andando a infognare in un punto in cui non conviene, non gli conviene. Io spero per lui che non stia andando verso di me, perché sennò ciao. Questo corre ancora un po', questo ormai è tagliato fuori dai giochi. Link 402 Machine 12, se va a placcare questo, è comunque tagliato fuori dai giochi. Unit 72 non serve a nulla per ai fini del gioco. Gorex, che una volta che ha lanciato può andare a bloccare un po' misto, e questo si va a prendere i suoi punticini qua. Se riesce si va a prendere anche i suoi punticini qui di fronte, e poi oppla, e poi se ne scappa per questa via. Quindi lancio abbastanza rapido e abbastanza forte dovrebbe essere, quindi sì. Nel frattempo questo si riprende, prima o poi si riprenderà, non si riprenderà mai praticamente, perfetto, va bene così. Quindi adesso vediamo un po' cosa è successo in questo live, in questo ok, li finisce a menarsi. Quello forse segue questo qua, cicciomela, quello nuovo, che non mi ricordo come si chiama, però se lo segue io blocco tutto a morte. Questo è troppo lontano, non ci arriverà mai. Ok, il placcaggio è stato fatto, il placcaggio, la presa viene fatta, vediamo cosa succede. Lancio, bene, e fin qua ci siamo bloccati. Andiamo a vedere dall'alto un pochino com'è la situazione.
se questo viene qui, si prende un altro placcaggione in faccia. Ok, tu vai a prendertela con questo qua che sta arrivando. Velocemente, grazie. No. Nope. Opla. Non puoi fare un metro prima che... Ma sì, ma sì che puoi. Tu stai andando di qua, lo so. Se io vado a fare così e poi così, ce la faccio in tempo prima che tu mi venga a placare? Sì, 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 sì. Ce la facciamo, ce la facciamo. Mi fido di voi, ragazzi, eh? Perché poi sono soccazzi. Allora, così. Una volta fatto questo, c'è anche lo scattone violento in touchdown. Poi nel frattempo finisci di piazzarti in zona di placcaggio, qui. Zona di blocco, così oserei dire. Sì, così. Ok, vai. Ce la possiamo... Ah, non può correre avanti? Non può correre indietro? Quindi non ti piace questa mossa? Così. Ti piace se faccio così? Lo prendo il punticino? Sì, lo prendo il punticino. Così ti piace adesso? Ok, ti piace. Io spero solo che esca vivo da qua. Vai via, scappa, scappa, fuggi. Vai, 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 vai. No. Cos'è successo? Perché? Andiamo a vedere. Vediamo nel turno precedente cos'è accaduto. Ah, mi ha fregato. Mi ha fregato. Ma pensa a te. È riuscito a bloccare questo, è riuscito ad arrivare in tempo con l'altro. Brutta cosa. Allora, tu, che sei tacceri, che sei anche lento come la merda, vero? Ma sei più lento come la merda del, sei più lento come la merda degli altri o sei più lento tanto uguale? No, sei meno lento come la merda degli altri. Questo quanto è lento? Non si sa. Taglia fortissimo la strada questo stronzo. Ma proprio forte forte. Tu sei un po' mal preso. Tu sei un po' mal preso, ma corri dietro finché puoi. Tu devi dare una mazzata a questo mentre Fausto arriva qui. Nel frattempo c'è qualcuno libero, vero, per il passaggio? Sì, c'è qualcuno libero per il passaggio, tipo questo. E ci arriva, secondo voi? Se ci arriva. La molla qua. Mi mettessi così, scusate il silenzio, ma stavo ragionando disperatamente. Se mi mettessi qua in mezzo, li bloccherei la zona di placcaggio. Potrei levarmi di qua? Sì, perché quello lì è ancora mal preso. E intercetterei. Ok, va bene così. Direi che va bene così. Se invece corresse, ci sarebbero uno che blocca qua e uno qui. Ok, d'accordo. Via. Prego. Vediamo che accade. Corre, lancia, lancia. Oh cazzo. Non ci arriverò mai. Mi ha ciulato. Corri disperatamente. Vai, fiondati, basta. Non ho pensato a quella linea di lancio. Niente, non c'è nulla da fare. Prendo meta. Prendo meta, però sono in zona. Nel senso, ok, presa meta, va bene. Ma va bene così, dai. Siamo 7 a 4, ancora fattibile. È ancora fattibile. Tocca a loro. Io aspetto. Me ne sto bello tranquillo. Mi metto un po' più avanti. Quindi tipo mi metto, piazzo qua. Mi piazzo qua. Con questo mi piazzo qui. Tengo veramente pochissimo campo con questo. Poi con questo mi metto qui. Con questo vado dietro. Gli lascio fare un po' qualcosa. E mi piazzo qua per sicurezza con questo. Con Gart. No. Vado questo con questo. E questo che è veloce, è vero? Chi lo sa?
Te lo sai? Io no. E torno, faccio da safety con questo qua. E questo non fa la finta, ma torna qui davanti e copre. Vediamo cosa succede, cosa fa. Vai, prego. Dovrebbe aspettare e fare lancio corto probabilmente. Boom, mi sono preso già una bella mazzata fortissimo nei denti. Partirà con un passaggio corto a questo punto, ad allargarsi. Con un passaggio corto ad allargarsi. Io mi piazzo qua e sto fermo ben ben qua davanti. Thatcher adesso si riprende con calma e si mette un po' qua davanti. Tu hai coperto questa zona, tu stai coprendo quella e tu stai andando a coprire quella lì. Io direi che qua c'è per il momento è tutto. Anzi, mi metterei così, così almeno tengo un po' tutto e non si sa mai. Vai, probabilmente farà un lancino corto laterale. Di norma, stage 4 di 6, ecco, adesso sta ragionando su l'esistenza, quindi se non ci mette troppo... ci mette troppo e taglio il video, perché potrebbe succedere che ci metta 7 ore e mezza, quindi sappiatelo. Io adesso, da adesso, taglierò il video. Quando sarà pronto la puntata, quando sarà pronto il turno, ricomincerò a parlare, quindi ci vediamo tra quella mezz'ora, 40 minuti. No, non è vero, ci metterà molto di meno, però ci mette ogni tanto, può succedere. Ok, ce l'ha fatta, ci ha messo molto di meno di quanto pensassi, eh. Non vi preoccupate, il taglio c'è stato ma non è stato proprio enorme. Ok, tu sei pronto per la mia faccia. Boom. Non hai fatto una furbattissima, oserei dire. A questo punto, chi di trombata ferisce, di trombata perisce. A questo punto, oserei dire. Se io faccio così, tu vai a prendere il pallone lì e io lancio al volo qua. Tipo qui. Ci arrivi prima tu. De brutto. Ragioniamo quindi. Indy, ragioniamo. Abbiamo 5 turni. Qua un passaggio qua è non sconsigliato di più. Mi conviene comunque andare a mettere palla bella lunga e bella lontana. Con Thatcher, invece di andare qua, andiamo belli lunghi, oserei dire, per forza. Questo è per terra, eh. Comunque nel frattempo, non vi preoccupate, non è lì che... Io però ho paura del contropiede, fondamentalmente, quindi con questo mi metto qui e finisco di rompergli un po' le palle. Questo che è unit su Malvolio rimane lì in zona. Mentre Gart, che non serve a nulla fondamentalmente, perché qua Malvolio mi tiene la zona, vado in aiuto. Vado in estremo aiuto. Spero di riuscirci. Quindi tipo così. Se io lancio, arrivo secondo. Non ci arrivo. Non arrivo in tempo. Può vedere una linea retta violenta verso il coso. Vai, fare in culo. Allora, tanto vale che mi metta un po' più indietro. Allora, non ci arrivo. Ok, abbiamo capito che non ci arrivo. Quindi, se io mi metto davanti a lui, opla, vai, opla. E ora di qua cosa fai? T'attacchi e tiri. Ok, perfetto. Quindi forse potrebbe essere stata una mossa sensata. Quindi io lancio fortissimo comunque. Ok, con Gart mi aiuto e mi metto davanti. Con Thatcher mi metto ancora più avanti. Però, scusate un attimo, posso fargli fare una linea dritta e per evitare di perdere tempo qua davanti. Perché non fa una linea dritta nel mondo? Maledizione a lui. Vai. Ok, sei davanti, perfetto.
Va bene, ora vediamo un po' se nonostante tutto la mossa viene e riesce comunque, magari a un minimo di distrazione riesco a mettere la palla in mentale in ogni modo. Ok, questo non parte subito? Parte subito, però è preso in controtempo. Bene. È preso in controtempo, quindi non ci arriverà mai a questo punto. Quindi siamo in meta. Corri, merda. Adesso voglio vedere. Vai. E stavolta arrivo prima io a sto punto. Sì. E quindi è meta. Meta. E ora faccio melina per 4 mesi. Ma proprio, cioè, per 15 anni. Dai, dammi sti 7 punti. Via. Corri. Vai, Taceri. Nuovo acquisto. 7 punti del nuovo acquisto. E andiamo. Ora, 4 turni per reagire, per tenere disperatamente palla. Abbiamo 3 punti, 4 punti di vantaggio. 4 punti di vantaggio. Se facessi lo stesso schemino dell'altra volta, di prima, se facessi lo stesso schemino dell'altra volta, probabilmente farei 4 punti che mi servono ad andare in pareggio. In ogni caso, andasse anche malissimo, mi arriverebbero 4 punti. 4-4-8, se fanno meta si attaccano. Quindi proviamo a fare lo stesso schemino. Lo so che non sono, che non è molto corretto, ma chi se ne frega, nel senso. Quindi non mi ricordo più. Già il problema base è che non mi ricordo più. Però va bene, era tipo così. Con Fausto venivo qui e bloccavo. Venivo qui e bloccavo. Con Gart facevo il figo e praticamente mi facevo bloccare qua davanti. Ok. Proviamolo. Vediamo se funziona di nuovo. Allora, via. Loro se reagiscono bene o male alla stessa maniera. Bene o male alla stessa maniera, soltanto che lui è messo molto peggio di prima. Ai ai ai. Wait a second. È messo molto peggio. Ci arrivi in tempo te. Nel frattempo, scusate un attimo. Tu stavi correndo. Non lo so. Boh, speriamo. Speriamo che la tecnica, che la tattica sia valevole di nuovo. Opla, nel frattempo questo si è ripreso, no? Però io mi ci sono messo davanti, quindi non dovrebbe rompermi le palle. Aha. Ok. E dovrebbe ribloccare. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, passaggio. Ah, tanto sta ancora pensando. Ma stai tranquillo, eh. No. Fai pure con calma, non ti preoccupare. Beh, dai. Dai, non parlo, ci parlo anche sopra. Dovresti avere quasi finito. Ah, che palle. Lo so che sei in crisi. Hai un grosso problema, vero? Sono guaglioni tuoi adesso. Ora, tu vai addosso a lui, fondamentalmente. Io nel frattempo vado a correre verso il secondo punto. Non mi hai dato i punti? No, no, scusa. Tu sei per aria, in poche parole. Ti sto selezionando? Non riesco a selezionarlo? Ok, ce l'ho fatta. Corro dritto qui e poi mi allargo. E poi vediamo che succede. Così riesco a fare 4 punti che mi servivano, no? Sì, perfetto. Nel frattempo lui si è fermato sotto, Taceri. Si è fermato. Ma è meglio che si fermi un po' più avanti, quasi quasi. Quasi, è meglio che si fermi un po' più avanti. Siamo giusti. Ok. E me ne vado anche un po' più avanti. Passo così. Passo lì di fronte. Opla, e poi mi metto di fronte a Taceri, che se ne sta lì bel bello e blocca. Quindi è così. 1, 2, 3, 4, blocco e mi allargo.
Vediamo se ha funzionato. Se non ha funzionato sono dolorissimi. Forza, ce la puoi fare. Secondo me ce la puoi fare. Ok, blocco su quello, bene, mi allargo. Vai, vola, vola, di fronte a quello che nel frattempo ha bloccato. Meta, così. Allè, andiamo. E andiamo, vittoria. 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 Ah, vaffanculo. Colonisti, coloniali di merda. Colonisti, coloniali di merda. 22-7, grandiosa vittoria questa. Grandiosa vittoria. Vediamo il replay della partita tutta intera, spero che mi facciano vedere. Primo tentativo con primo schema che è riuscito benino. Passaggio laterale, secondo blocco di Thatcher, si allarga, Malvoglio si allarga, ma la safety avversaria blocca l'iniziativa. Nel frattempo c'è qualcuno in alto che è scattato da solo, libero, completamente libero, e meta. Secondo movimento d'attacco dei gialli, dei coloniali, che cercano la stessa via mia, ma falliscono perché gli metto un uomo davanti. Contropiede, lancio lungo a seguire, lancio a seguire perché non era sull'uomo, e rimangono sorpresi i difensori avversari e meta. Secondo tentativo dello stesso schema precedente, e lo schema funziona molto meglio perché c'è la stessa prima parte. Secondo blocco di Malvolge. Cioè, Fausto è stato il man of the match, assolutamente. Qua ha messo Thatcheri apposta per evitare che succedesse un'altra volta, ma non sono proprio partiti. E hanno deciso che vale la pena farsi fare una meta così gratis. Veloce. Sono andati a marcare l'altro, Gart, che era dall'altra parte del campo. Molto bene, molto bene. Abbiamo vinto 22-7. Grande vittoria, siamo 2-1, quindi. Grandissimi. Grandissimi, grande vittoria. Abbiamo vinto 1150 monete, una lira di Dio. Possiamo comprarci il mondo. Possiamo comprarci. Molto bene, molto bene. Quindi, se vi è piaciuto il video, siamo 2-1, yeah, terzo in classifica. Terzo in classifica, salutate la quasi capolista. E siamo, intanto next event, così almeno vediamo se qualcuno ha perso. Quarta in classifica, va bene. E salutate la Coppa UEFA. Salutate la Coppa UEFA. E se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace. Seguitelo questa serie, perché a me piace molto. A me è un gioco che piace davvero tanto. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. E ci vediamo alla prossima puntata. Ta-ta!